Barù, al secolo Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona, è tornato a parlare della sua esperienza al GF VIP 6 e del suo legame con Jessica Selassie. Naturalmente lo ha fatto nel suo stile, cioè con piglio schietto e franchezza. Intervistato a Radio Radio nel programma Non succederà più, il nobile ha fatto chiarezza su alcune vicende su cui i fan continuano a ricamare. In particolare ha ribadito ancora una volta che con Jess non c'è nulla se non un'amicizia che dura tutto l'amore. Però non c'è. Capitolo chiuso. Lo chef ha inoltre evidenziato nuovamente di aver deciso di avventurarsi nella casa più spiata d'Italia in quanto è stato lautamente pagato. A tal proposito ha pur svelato un curioso aneddoto inerente alla trattativa che lo ha portato a diventare un concorrente del programma. Siamo amici. Siamo ancora amici. Non sono uno timido a livello intimo. Se una mi piace mi faccio avanti. Non so perché non l'ha capito. Devi chiederlo a lei. I fatto sono che non stiamo insieme adesso. Siamo amici, così Barù circa il suo rapporto con la principessa. Quindi l'affondo rivolto a coloro che architettano dei gossip per avere un ritorno di visibilità. Nessuna era il mio tipo. Non me ne frega niente di andare in televisione e farmi le storie d'amore. Molte gente lo fa perché non ha nulla da dire. Allora gioca. Fare la coppietta e queste cose qui. Ci sono coppie che ci giorno su questa cosa. Abbiamo un fandom enorme su Yeru che sono anche tanto carini e non li vorrei nemmeno deludere. Però non stanno cap. Spazio poi alla scelta di entrare nel cast del Grande Fratello VIP 6. Barù ha specificato che fare televisione gli piace. Laddove ci siano proposte allettanti. Tuttavia ha evidenziato che è lontano da una certa tipologia di TV. In particolare quella che alimenta la cronaca rosa. Io sono stato sempre al di fuori di quel mondo. Se volevo fare gossip lo facevo da quando ero ragazzino. Ero la pecora nera lì dentro. Per me è un complimento esserlo. Sono molto contento che il popolo italiano mi abbia apprezzato. Ne sono uscito bene e non mi sono sputato.